efficacia nella prevenzione e nel contrasto di ogni forma di terrorismo, è utile e opportuno che Governo e Parlamento definiscano alcune ulteriori misure normative che potranno essere contenute, per esempio, nel disegno di legge sicurezza attualmente in discussione al Senato. In particolare, oltre alle proposte che sono state già formulate anche recentemente, voglio fare riferimento ad una norma già esistente, la legge Mancino, per analogia con questo dispositivo. Nelle leggi sul terrorismo già esistenti si può immaginare, per esempio, che il Ministro dell'Interno, nei casi di urgenza e quando emergono finalità di terrorismo, possa ordinare con decreto la sospensione delle attività di queste organizzazioni, di queste associazioni, fossero anche delle onlus come questo caso, di movimenti o gruppi che svolgano o favoriscano attività così finalizzate, perlomeno sino alla sentenza definitiva del giudice competente, come avviene oggi appunto con la legge Mancino, quando il giudice riconosce con sentenza che un'organizzazione svolge o favorisce attività di terrorismo, il Ministro dell'Interno dispone lo scioglimento dell'organizzazione e la confisca dei relativi beni. Sono state avanzate altre proposte, anche recentemente, che io valuto con grande attenzione, quella della eventuale moratoria nella realizzazione di nuove moschee. Noi abbiamo, come Ministero dell'Interno, effettuato una ricognizione completa delle moschee, dei luoghi di culto esistenti in Italia, e abbiamo quindi il monitoraggio completo delle realtà. Purtroppo non è mai agevole distinguere, o quasi mai agevole distinguere, tra luoghi di culto, luoghi in cui si svolgono altre attività, scuola, ristorazione, vendita di prodotti, e luoghi in cui si svolgono attività che sono quelle da colpire: reclutamento, finanziamento, raccolta di fondi per finanziare il terrorismo, preparazione di attività di questo tipo. Spesso i luoghi sono gli stessi, sono considerati o sono promossi, sono indicati come moschee, luoghi di culto, e in realtà, come è il caso del centro culturale di Macherio, sono luoghi in cui si fa di tutto e spesso senza le necessarie autorizzazioni.